Salve a tutti amici, in questo video vediamo un po' come funziona Android Wear. Quindi questo video è dedicato anche a tutti coloro che avevano intenzione di comprarsi uno smartwatch e volevano capirne di più su questo sistema operativo che attualmente è uno dei migliori, insieme probabilmente a Tizen OS, sistemi operativi per smartwatch. Android Wear è ovviamente Android per smartwatch, quindi un Android riadattato, ed è molto semplice da imparare. Ci ho messo veramente poco, basta smanettare un po' fra le varie opzioni per capire come funziona. Allora, innanzitutto, questo è un Sony Smartwatch 3. Ci saranno delle differenze tra uno smartwatch e un altro, comunque il sistema operativo è il solito. Questo ha il GPS integrato, tanti non ce l'hanno, però questo non ha nemmeno il sensore del battito cardiaco, mentre altri ce l'hanno. Io sinceramente non l'ho voluto, non mi è interessato, perché tutti gli accaniti sportivi che conosco mi hanno detto che comunque il miglior sensore per il battito cardiaco è quella fascia, quindi averlo nel polso è abbastanza impreciso. Poi ci saranno modelli migliori o peggiori, però io sono dal punto di vista che per un oggetto sportivo, per fare queste cose, è meglio forse uno smart bracelet e non uno smartwatch, quindi meglio pagare un po' di più per qualcosa che fa esclusivamente quello. Quindi torniamo a noi. Allora, accendiamolo. Questo è il quadrante, ora scurisco un po' l'immagine. Ecco qua, è il quadrante che ho scelto io. Tengo premuto il tap ed ecco qua, posso scegliere i quadranti. Questi sono quelli che ho messo io, ma ce ne sono tantissimi, veramente veramente tanti, e dopo vediamo come possiamo aggiungerli tramite applicazione. Quindi tra i quadranti che possiamo scegliere, possiamo personalizzare tramite questa rotella lo sfondo, cifre, data, oppure apri sul telefono, ci apre direttamente là se si può fare qualcosa. Quindi queste sono le impostazioni di ogni singolo quadrante. Poi, scorrendo così verso sinistra, abbiamo le applicazioni. Le applicazioni non vanno installate direttamente nello smartwatch, ma vanno installate sullo smartphone. In automatico, se l'applicazione ha una controparte Android Wear, viene installata anche qua. Perché appunto le applicazioni che installeremo, che sono comunque sempre del Play Store, sono per smartphone, però hanno l'interfaccia per Android Wear. Quindi è come se fossero installate in realtà solo per smartphone, solo che poi l'applicazione stessa ha una sua interfaccia diversa, ovviamente, per Android Wear. Quindi si installerà anche qua. In alto abbiamo le applicazioni più utilizzate. Io ho Wear Mail, il Google Maps, ovviamente se avete Android avrete già questa applicazione, che è molto molto comoda perché apre appunto la mappa. Tra parentesi, i requisiti sono Android 4.3, però è possibile anche per chi ha un iPhone installare l'applicazione di Android Wear anche su iOS. Quindi queste sono le applicazioni installate. Ora non saprei cosa consigliare, ho messo qualcosa, ancora mi devo informare. Comunque Wear Mail è la mia preferita per le mail, anche se non gestisce Hotmail, gestisce solo Gmail, non so se anche altri. In sostanza, fate prima guardare lo store dedicato allo smartwatch e quindi vedere un po' se qualcosa vi interessa. Consiglio di non riempirlo di applicazioni inutili, ecco, questo sicuramente. Allora, le impostazioni, vediamo il menu impostazioni di Android Wear. È molto basico, molto semplice, c'è la regolazione della luminosità, quindi in questo caso io posso scegliere di farlo in automatico oppure dargli un valore. Io scelgo automatico. Poi qua abbiamo cambia quadrante, dimensione del carattere, i gesti, che ovviamente immagino che possano anche cambiare a seconda dello smartwatch, non sono sicuro. Comunque qua c'è il tutorial, quindi ci spiega un po' che gesti possiamo utilizzare. Nel mio caso io posso, molto utili sono quello di fare così in su per andare avanti, giù, indietro, e fare uno scrolling così col polso per dire di ritornare all'home page, molto comodi. Poi schermo sempre attivo, io ho messo attiva perché comunque nel mio caso non c'è retroilluminazione, anche se lo schermo è sempre attivo, quindi consuma pochissimo. Se invece lo schermo sempre attivo è disattivato, dopo pochi secondi quando abbiamo premuto il pulsante dello standby, lo schermo si spegne e quindi non vi consente di vedere l'ora, a meno che voi non facciate il classico gesto così per vedere l'ora, allora si riaccende per qualche altro secondo. Poi abbiamo Wi-Fi, se c'è la connettività Wi-Fi, Bluetooth per l'interfaccia allo smartphone, posizione, in questo caso il GPS, non attivo o attivo. Io ho il GPS integrato, ma se non ne ho bisogno lo tengo non attivo, tanto lui sfrutta direttamente quello dello smartphone. Se invece ce lo portiamo dietro senza l'ausilio dello smartphone, questo diventa essenziale se vogliamo avere un posizionamento, magari per un'applicazione di fitness per esempio. Modalità aereo, poi qua c'è l'accessibilità, data e ora, i soliti di Android, insomma.
blocco schermo, autorizzazione, disaccoppia da telefono se vogliamo disaccoppiarlo e spegni. Molto importante, io consiglio comunque di spegnerlo la notte questo smartwatch, perché Android Wear ha una batteria comunque non troppo duratura, anche se Sony Smartwatch 3 è molto amato perché riesce a durare un po' di più, un giorno, due giorni in più, diciamo che di base io ci posso fare 3-4 giorni, però non lo utilizzo sempre, infatti la notte lo spengo, e lo spengo anche se non ne ho bisogno, se non vado fuori, io lo accendo semplicemente quando vado fuori, quindi in questo modo avrete una batteria sicuramente più duratura. Qua informazioni, e si ricarica ovviamente con micro USB qua dietro, in questo caso qua, poi potrà cambiare. Poi le notifiche, allora, le notifiche è ovviamente la cosa fondamentale dello smartwatch, cioè se no uno si può prendere tranquillamente un orologio. Allora, per visualizzare quelle vecchie basta scorrere così ed ecco le notifiche vecchie. Allora, adesso è come se mi fosse arrivata in questo momento, quindi non sto neanche a mandarmi un messaggio apposta. Ecco qua, quando abbiamo una notifica possiamo tirarla su per vedere, poi continuare a tirar su per vedere quelle vecchie, e qua a destra possiamo vedere in questo caso tutta la conversazione che abbiamo avuto, reply via SMS oppure block app. Questo c'è per ogni notifica, semplicemente gli state dicendo non voglio più ricevere notifiche sullo smartwatch su questa applicazione. Ecco qua. Allora, la forza comunque dello smartwatch Android Wear è Google Now. Google Now è praticamente quel sistema che vi consente di utilizzare l'assistente vocale di Google per fare qualsiasi cosa. Qua c'è un microfono, non c'è però la cassa audio in questo smartwatch, quindi alcuni potrebbero avere anche l'audio. Io non ho l'audio, solamente la vibrazione, però il microfono funziona benissimo. E con l'assistente vocale si fa veramente di tutto. Potete dire a Google di mandare un messaggio e di scrivere qualcosa. Ad esempio, e si richiama con OK Google, però prima deve essere attivo il quadrante, quindi noi siamo, non lo so, in macchina, facciamo così: OK Google, manda un messaggio a Titti e digli che sto partendo ora. Vedete? Lui ha capito perfettamente il messaggio, che è sto partendo ora, non ha detto digli che eccetera eccetera, lui ha capito esattamente che volevamo dire quello. Altra cosa molto interessante è il promemoria, quindi per esempio OK Google, si è disattivato, OK Google, ricordami che tra un'ora devo andare a fare la spesa. Ecco qua, vedete, tra un'ora vado a fare la spesa, salvataggio. Ed ecco fatto, quindi la potenzialità massima secondo me è proprio l'assistente vocale di Google, quindi la prima cosa da fare è cercare un po' di video su YouTube, su Google eccetera, su che cosa possiamo fare con l'assistente vocale di Google, perché questa è la solita dello smartphone, quindi è completa e si possono fare veramente tante cose. Per esempio, io gli ho detto di ricordarmelo tra un'ora, ma potevo dirgli ricordamelo quando arrivo a casa, e lui se abbiamo selezionato casa, se col nostro indirizzo, me lo ricorda appena il GPS mi vede arrivare a casa. Veramente fantastico. Quindi questa è la cosa principale, l'assistente di Google, le notifiche, ovviamente lo smartwatch serve a quello, se no è inutile prenderselo. Quindi abbiamo visto i quadranti, come cambiarli, queste sono le impostazioni. Qua c'è la rubrica, qua c'è parla ora per andare direttamente su Google Now senza richiamarlo come ho fatto io, però possiamo richiamarlo con OK Google. Chiudo. Quindi poi lì sta anche nella bontà del microfono stesso, comunque gli Android Wear di solito sono smartwatch di qualità, non ci dovrebbe essere nessun problema. L'unica cosa è che se c'è un po' di confusione, se siete in giro, se c'è un po' di vocio, non riuscirete ad utilizzarlo correttamente, perché lui rimane attivo e cerca di prendere un po' tutto quello che sente, funziona un po' maluccio, quindi in quel caso è sempre meglio fare tutto in modo scritto, oppure usare lo smartphone per scrivere istruzioni. Poi ovviamente la potenzialità si espande attraverso le applicazioni che possiamo installare, quindi adesso prendiamo lo smartphone e vediamo cosa possiamo fare attraverso Android Wear. Ecco qua, questa è l'applicazione di Android Wear per il mio Android, quindi qua ci sono impostazioni, disconnetti, prova le notifiche sull'orologio, visualizza tutorial, fai screenshot su indossabile, mostra rapporti, informazioni, guide, feedback eccetera. Qua c'è invece la rotella che consente di bloccare notifiche app, quindi io qua gli posso aggiungere un'applicazione e dirgli direttamente da qua che non voglio ricevere quelle notifiche sullo smartwatch.
Poi abbiamo togli audio per avvisi e chiamate, diverse cose interessanti, suggerimenti, together. E qua ci sono i quadranti e app essenziali per orologio. Quindi se andiamo su altro, lui ci porta sul Play Store alla sezione delle applicazioni compatibili con Android Wear e ce ne sono veramente tante. Quindi si tratta di andare qua dentro per vedere un po' quello che potremmo installare, vedere se c'è qualcosa che ci ispira. Qua c'è Strava GPS per la corsa, Google Fit che è già installato, bere acqua promemoria. Quindi noi scorriamo, vediamo un po' tutto quello che c'è, c'è Runtastic. Se invece conosciamo già quello che vogliamo installare, lo cerchiamo direttamente con la lente, quindi lo scarichiamo. Quindi, come ho detto prima, ci basta scaricare e installare per smartphone che l'applicazione verrà sincronizzata automaticamente con lo smartwatch, basta che sia acceso. Idem per i quadranti, se ne facciamo altro su quadranti, ci porta alla schermata dei quadranti, quella di base, poi c'è. Ovviamente andiamo qua, trova altri quadranti che ci porta nello store. Attenzione ai quadranti che vogliamo installare perché ci sono quelli con tutti gli widget, quelli con il meteo, quelli con le informazioni, però a seconda del quadrante installato, se il quadrante è abbastanza pesante, abbiamo un consumo di batteria abbastanza elevato, quindi bisogna stare attenti. Poi ovviamente i quadranti sono disponibili gratuiti, ci sono quelli a pagamento, c'è un po' di tutto in sostanza. Quelli più belli ovviamente sono a pagamento. Poi ci sono anche delle applicazioni che ci consentono di personalizzare e di creare un nostro quadrante preferito. Insomma, le potenzialità sono veramente tante, quindi anche se attualmente non ci sono tutte le applicazioni che vorremmo, verranno sempre di più sviluppate, quindi nel tempo ne troveremo sempre di più. Per me è stato una buona scelta, non mi sono pentito di aver preso un Android Wear, è un buon sistema operativo, poi mi trovo bene particolarmente con questo smartwatch, anche il quadrante quadrato a me non dispiace. L'ho scelto perché era, diciamo, un rapporto qualità-prezzo buono, costava la metà di altri smartwatch Android Wear, circa 140 euro, ma altri costavano molto molto di più, quindi ho deciso di scegliere questo. Questo era il tutorial su come si utilizza Android Wear, come potete vedere è molto semplice. Ah, una cosa, ecco, che mi stavo dimenticando è che con questo swipe, in questo modo si possono vedere intanto la carica residua della batteria e poi le notifiche, possiamo dirgli di bloccare tutto, nemmeno svegli, oppure prioritarie, oppure tutte. Poi qua ci sono altre schermate, modalità cinema o le impostazioni, alcune scorciatoie. Poi è possibile anche installare un launcher, ci sono dei launcher per Android Wear per avere anche una personalizzazione, quello dipende appunto dalle applicazioni, questo però è l'interfaccia base di Android Wear, come potete vedere. Un saluto a tutti.